Barbara, eccola qui, Denisa. Allora, Denisa, un appello. Tu sei Denise Pipitone, sì o no? No, non sono io. Piera Maggio, sai chi è? Sì, sì, so che è la mamma della ragazza scomparsa. Se ti dovessero sottoporre al test del DNA, tu ti sottoporresti? Sì, però non esce negativo, cioè se per quando la vedo io è una perdita di tempo. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Jored e oggi parliamo di Denise Pipitone, vediamo gli ultimi aggiornamenti. Si spengono ancora una volta le speranze di ritrovare Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. Nelle ultime ore una segnalazione aveva riacceso le speranze, ma non è lei Denise Pipitone. E a confermarlo è stata proprio la ragazza di origine rumena ai microfoni di Pomeriggio 5. Sono cresciuta con i miei nonni in Romania, in Italia sono arrivata nel 2009, avevo 6 anni e mezzo, precisa la 19enne che però non esclude la possibilità di sottoporsi al test del DNA, se servirà a dimostrare che non è lei Denise Pipitone. Denisa ha 19 anni, mentre Denise Pipitone oggi ne avrebbe 21. A Piera Maggio dico di non perdere le speranze, dichiara la giovane, ma io purtroppo sono un falso allarme. Insomma, un altro buco nell'acqua, se si può dire così, che sicuramente purtroppo porterà altro dolore alla madre Piera Maggio, che continua a cercare senza sosta sua figlia. Per il momento ho concluso questo piccolo video news, se vi va iscrivetevi per altri aggiornamenti, un grosso abbraccio da Jored.